Salve ragazzi, oggi vi parlo della Plaisir Prefond, una penna di plastica, 9,50 euro, porta un sistema di scrittura che è identico a quello della Platinum Preppy, identico anche alla Platinum Plaisir. In questo caso ho montato un converter che un altro po' costa più il converter che tutta la stilografica, perché è una penna ottima. L'unico problema è che monta cartucce, diciamo, proprietarie, per cui della Platinum, però la Platinum presuppone anche un adattatore che permette di utilizzare anche le cartucce standard. Spesso questi accessori costano un pochino, non tanto, però rispetto per queste stilografiche così, diciamo, di economiche, insomma, è chiaro che però l'adattatore poi lo potete usare per tutte le penne Platinum è sicuramente una cosa, è un pezzetto di plastica. Ora è chiaro che più che altro il problema è trovarlo in giro, ecco, perché farsi mandare un pezzetto di plastica spesso costa più la spedizione e tutto il resto. Però che dire di questa stilografica, che è un'ottima stilografica, è un entry level scolastica, ma in realtà non è così, è una penna che potete portare dappertutto, in ufficio, a scuola, all'università, in giro nei vostri viaggi. È una penna che grazie a questo cappuccio particolare, a questa chiusura, vi permette circa un anno di non utilizzo. Voi sapete il problema stilografico è tenerle aperte, chiaramente fa evaporare il, diciamo, l'inchiostro, e anche se non la usate, spesso anche chiuse, comunque ve le ritrovate consumate. Addirittura io ho cartucce che sigillate, completamente sigillate, che comunque dopo totte anni sono evaporate, sono diminuite del 50%, eccetera 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 eccetera. Questa non è esente da questo problema, ma lo rimanda, per cui è ottima, anche perché vi permette di riscrivere immediatamente. Aprite, scrivete, lo vedete nelle prove pratiche, nella scheda pratica. Una penna affidabile, generosa, a un tratto fine, a un tratto medio, una plastica buona, una resina esattamente preziosa come quelle delle Montblanc o di altro. Voi direte, no, quelle, vabbè, dai, si fa per dire. Poi tenete presente, io sono uscito da appena meno di una settimana dal Covid, per cui ho ancora, diciamo, un po' la testa confusa. Lo vedete sicuramente negli ultimi due video, che non sono sicuramente, e lo vedrete anche nei prossimi. Poi prima o poi questa confusione mentale sparirà, spero, me lo auguro. Che vi devo dire, che comunque, dai, con l'occasione mi è arrivato anche un pacchettino che vi farò vedere, un sistema per organizzare, diciamo, i vostri appunti, i vostri scritti. Platinum, Plaisir, alla prossima, un abbraccio, sempre Faber-Castell a tutti, vi voglio bene.